poveri purtroppo aumentano sia in Europa che in Italia. Noi ci saremmo augurati che non raggiungessero una cifra storica, quasi ormai 5 milioni di persone sotto la soglia della povertà assoluta, e cioè stiamo parlando di persone che hanno gravissime difficoltà ad affrontare la vita, questo è il tema. E stiamo parlando di una tipologia di soggetti che soltanto 15 anni fa, neanche dal punto di vista sociologico, conoscevamo. Cioè prima, vede, poveri si nasceva, possiamo dire oggi che purtroppo ai nostri tempi poveri si nasce ma si diventa pure. Diventano povere persone che improvvisamente hanno perso il lavoro e non ne hanno trovato un altro, diventano povere persone alle quali le attività di impresa, le attività commerciali non sono andate bene, e soprattutto diciamo, quel ceto medio che una volta tendeva a salire verso il ceto superiore si sta fortemente impoverendo. Questa situazione dice di un paese che ha bisogno in maniera strutturale di affrontare un tema che è diventato strutturale, cioè quello della povertà sostanzialmente. Dal mese di gennaio è entrato in vigore il reddito di inclusione sociale. Di che cosa si tratta? Che tipo di misura è? Si tratta di una misura di contrasto diretto alla povertà che è nata quattro anni fa, sì, ormai quattro anni fa, grazie, diciamolo, a una grande alleanza contro la povertà che appunto è stata promossa da grandi organizzazioni, ne ricordo due che sono state le principali promotrici, le ACRI e la Caritas. L'idea, l'intuizione che c'era alla fonte di quella proposta, che poi ha visto un approdo straordinariamente importante nella legge 33 del 2017, cioè quella che istituisce l'inclusione sociale, quella grande intuizione diceva non è immaginabile di fronte a un fenomeno che diventa così diffuso agire con misure spot, con provvedimenti non strutturali. Qual era l'intuizione? Bisogna strutturare delle misure precise, due direi, delle linee strategiche, una di tipo monetaria, e cioè le persone indigenti che sono in determinate condizioni economiche hanno bisogno di un aiuto, ecco, quindi il REI interviene anche in termini monetari, l'importo medio pensile, per darle una cifra, erogato qui in Lombardia è stato di 258,26 euro per nucleo familiare. E poi, seconda questione che non sottovaluterei, che secondo me è addirittura principale, costruire nel sistema paese in Italia un sistema di infrastrutturazione sociale tale da aiutare le persone a compiere dei processi, dei cammini di inclusione sociale.